tutti, grazie. Facciamogli l'applauso di incoraggiamento così, intanto per un bicchiere. Ecco, gli do un bicchiere d'acqua, infatti era quello che veramente... Io era quello che volevo fare. Prenditi una comoda adesso perché sì, no, no, c'è un problema. No, siamo tra amici, perché è veramente prima... una corsa da Napoli, ho lasciato i miei ragazzi pochi istanti fa. Ragazzi di Quindi, con il quale parlavo anche di questo convegno, che avevo veramente necessità di venire a fare insieme a voi, perché ritengo sia interessante. Anche grazie a questa messa in onda da parte dell'amico Edoardo. Perché ci tengo tanto? Un po' perché essere il responsabile, grazie a Edoardo, in quei luoghi, io sono di Casalnuovo, e essere il coordinatore tra Casalnuovo e Acerra, proprio da Acerra, dove effettivamente è una terra dove è stata martoriata. E a livello nazionale giù che hanno fatto il regalino, che era l'inceneritore. Infatti, il regalino finale. Il primo nome che esce su questo tema della Terra dei Fuochi è proprio Acerra. Gestito dall'Adua. Gestito dall'Adua, esatto. Io questo penso non funziona. Puoi fare anche meno, che abbiamo fatto almeno due nomi. Perfetto, allora io avevo semplicemente necessità, anche perché sono un operatore della scuola, sono un docente, come diceva Edoardo, di un grande istituto di Napoli. Forse chi è di Napoli conosce bene il Formigad, un istituto tecnico industriale. Io mi pregio di insegnare una materia ormai da 30 anni in quella scuola, ma la mia attività, oltre a quella di insegnare in questo contesto della scuola, che ritengo uno dei più grandi istituti non solo in Campania ma in Italia, e mi adovra fare attività di proselitismo attraverso quello che è l'immagine della nostra vita all'interno del territorio. Io mi sono preso questa responsabilità e cercare di portare anche gli amici che vedo e ringrazio e saluto, gli amici di Acerra, con i quali mi pregio veramente di stare vicino e fare degli interventi mirati soprattutto a far capire che ormai l'ambiente, cosa che in questo periodo sta emergendo tanto sulla bocca di tutti, però noto che nessuno fa molto. Io qualche giorno fa ho fatto due amici carissimi che hanno perso la vita per effetto di questo problema che tanto ci affligge, e sono convinto che c'è una grande correlazione, e questo mi spinge di più a essere in prima linea a operare. Io non voglio disturbarvi perché mi rendo conto che è tardi, siete già stanchi, so che stamattina avete fatto 10 minuti, te li devi bere tutti, 10 minuti non ti facciamo ascolti, per essere più fluido nella mia relazione che avevo preparato, e non ti nascondo che ho preparato stamattina con i miei ragazzi, conoscendoti, perché non avevo tempo necessario, niente di nuovo, per mettere insieme un po' di dati di quello che effettivamente, ma sicuramente voi sapete, quando si parla di Terre dei Fuochi, penso che stamattina, cosa mi dispiace non essere potuto, perfetto, va a mettere insieme dei dati, ma quello che emerge alla fine di questa mia breve relazione è quello che è il mio operato sul piano di essere un docente, e da qui lancio un appello, lo lancio a voi e lo lancio soprattutto a voi che siete i delegati nazionali, portavoci con il governo, affinché le istituzioni, per quello che mi riguarda, perché io metto in relazione che oggi non bastano più né soldi né tantomeno decreti legislativi, ma credo che dovremmo fare un'azione a livello di istruzione, non a caso la mia relazione, io ti ho mandato qualcosa, e credo che queste morti sono diventati, io credo, crimini di massa. Io stanotte ho cercato di dire una frase e l'ho chiamata Terre dei Fuochi, distruzione di massa, dico l'apostrofo, perché ritengo che siano crimini di massa di quello che sta succedendo.
Io volevo leggervi soltanto qualche dato, ecco, perciò poi alla fine metto in essere quello che è il mio operato all'interno della formazione e dell'istruzione. Ecco il motivo per il quale io lo chiamo distruzione di massa. La Terra dei Fuochi è una vasta area che collega, ormai tutti lo sappiamo, Napoli e Caserta. Sapete che è costituita da 57 comuni di quest'area casertana e Napoli, che è inserita in una regione chiamata Felix. Io forse mi ripeto probabilmente. No. Quella... Sappiamo solo che sono 1000 km². Perfetto, 1057 per la verità. Da ingegnere per forza, vedi come annuiscono tutti quelli che hanno a che fare forzosamente con gli ingegneri. La Campania Felix, la quale nell'immagine di una terra ricca e fertile, cui hanno dato frutti, ha nutrito e cresciuto per millenni le generazioni che l'hanno attraversata. Sono anni che le procure indagano, che i pentiti denunciano, che i giornalisti provano a scrivere, ma finalmente ora qualcuno sembra essersi reso conto di quello che accade. Tutto è cominciato con l'intervista shock che voi sapete del grande boss pentito Carmine Schiavone, che non è ancora, iscritto all'acqua. Esatto, non farlo, e io dico finalmente, finalmente l'ha detto, finalmente si è aperto, finalmente ha fatto il pentito, perché grazie a lui lo dobbiamo, guarda un po', lo dobbiamo anche ringraziare. Perché ci ha fatto scoprire tutto questo? È il paradosso dell'Italia. Ma in Italia noi siamo comunque. Infatti ho scritto finalmente che ha rilevato luoghi, date, è stato molto preciso, nei quali sono stati seppelliti rifiuti di ogni genere. Comuni, tossici, industriali e nucleari. Niente di nuovo per qualcuno, ma parole dette così chiaramente a voce alta sono stato lo schiaffo in faccia a una popolazione da troppo tempo a testa china, la nostra popolazione, perché ci siamo inchinati purtroppo, perché la voce nostra grossa non è stata ascoltata da nessuno. Rifiuto ovunque, nei piloni dell'autostrada, sotto lo stadio di Casal di Principe, io sono stato personalmente, sono andato a vedere, ed è vero, perché io ho ragazzi che vengono dal Casertano e mi hanno detto, professore, è vero, allo stadio di Casal di Principe ci sono queste cose, anche perché in quell'area ci sono andato a lavorare come ingegnere, dove i ragazzini giocano a calcio, rifiuti pericolosi seppelliti senza nessuna precauzione, sversati da camion proveniente dal nord Italia e dal nord Europa, mandate da imprenditori che per risparmiare sullo smaltimento non si sono fatti scrupoli ad affidarli alla più grande azienda di interramento, la Camorra S.P.A., quella hanno costruito, quell'imprenditoria nazionale e internazionale che è superiore al lucrare di quello che è la droga. Questo è un dato che emerge in Italia, è un paradosso, ma è così. Noi pensavamo che la droga fosse molto, ma molto più, non è vero. I rifiuti hanno dato più soldi di quanto ha dato la Camorra in tutto il mondo. Se dico, smentitemi se dico delle sciocchezze. Senza scrupoli e con molta facilità i manager di queste imprese li hanno seppelliti nella propria terra, incurante delle conseguenze del fatto che stavano avvelenando innanzitutto il proprio futuro, quello dei propri figli, perché loro sono stati dei criminali, perché solo i figli e le stesse persone che sono vicine a loro vivono in quella benedetta terra. E l'avvelenamento naturale c'è stato, lento, inesorabile, e tuttora sta mettendo sui frutti, anno dopo anno, giorno dopo giorno. Il tasso tumorale è cresciuto vertiginosamente in queste terre, si muore ogni giorno, si muore più velocemente, si muore sempre di più a qualunque età. E mentre si continua a richiedere un registro di tumori, nella regione delle province più colpite d'Italia, la raccolta dei dati si organizza dal basso, con i medici che ogni giorno contano i pazienti che muoiono. Voi sapete che con i gruppi Facebook vittime del triangolo della morte, per triangolo intendo Caivano, Acerra, Marigliano e zona del Molano, chi è di Napoli conosce bene quelle zone, in cui i parenti dei malati si scambiano foto, storie di chi è rimasto ucciso dalla terra e che gli ha dato la vita. E io quasi ogni settimana mi trovo a dover fare qualche funerale di qualche amico, 40, 50, anche qualche ragazzino qualche mese fa, morto per tumore. Per questi motivi. Ma le dichiarazioni di Schiavone sono state molto più clamorose. Il pentito ha raccolto, ascoltate bene, ai giornalisti del Fatto Quotidiano di aver rilevato questa storia alla commissione con mafia 20 anni fa e che le informazioni sono state coperte dal segreto di Stato. Questa è la cosa più ripugnante che possa esistere, perché lo Stato sapeva, dopo quelle rivelazioni, lo Stato che cosa ha fatto. Nulla o poco, niente. Per quale motivo? Perché bonificare le terre contaminate avrebbero richiesto troppo denaro,
Se fosse vero questo, amici cari, significherebbe che lo Stato ha consapevolmente taciuto sul pericolo di vita di moltissime persone, condannando alla morte sicura, condannando tutte quelle che c'erano e tutte quelle che nei 20 anni successivi vi sono nate. Dopo l'intervista al pentito sono fioccate le inchieste giornalistiche, le dichiarazioni, gli studi, niente che nessuno sapesse già, nulla che non esistesse esattamente nella stessa misura in cui il giorno prima, ma finalmente per una volta i riflettori erano puntati sulla terra di fuoco. Come per anni gli esperti, i cittadini avevano richiesto, perché i cittadini hanno denunciato per anni questo problema, ma lo Stato è stato assente perché aveva paura. Io ho avuto anche una situazione di carattere personale. Quando io ho denunciato e ho chiesto il registro d'umore, perché ero il presidente di una commissione sicurezza e ambiente nel mio comune, perché ho fatto il consigliere comunale per tanti anni, abbiamo preso l'elezione qualche mese fa, ma comunque ci ricordiamo, e hanno detto non facciamo in modo tale che diamo degli allarmismi, ma il registro d'umore in quel preciso momento, vi sto parlando di 15 anni fa, era superiore alla media nazionale di oltre ben 6 volte, questo preoccupava. E noi comunque, nella mia Casalnuovo, non era un comune dove si sversavano questi che noi sapevamo ancora, ma comunque, e infatti non a caso, è il paradosso che Casalnuovo non è inserito nei 57 comuni, cosa strana, cosa che Pomigliano, Castello di Cisterna e Acerra, noi siamo confinanti, non c'è assolutamente questo comune. Ma io quando ho denunciato e ho detto bisogna prendere iniziative immediate, mi hanno detto non facciamo allarmismi altrimenti potremmo avere anche qualche problema di carattere penale, perché mi pare che il reato di allarmismo in Italia esiste. E quindi, è un elastico che uno lo adatta in funzione della propria circonferenza. Tutto questo dalle dichiarazioni di Schiavone a quelle di De Biase, che è il commissario, accompagnato dal silenzio assordante delle istituzioni. Per la verità il ministro Orlando è venuto pure in Campania, se ricordate, a spiegare ai cittadini la necessità di un inceneritore, e sapete tutte che esiste l'inceneritore ad Acerra. Tante battaglie sono state, una di quelle che non volevo, perché sono sceso in piazza, ci siamo presi anche le mazzate, non volevamo perché riteniamo che quello non possa funzionare nella maniera adeguata. Poi ci hanno convinto, ormai purtroppo adesso è in funzione, ma non ho capito ancora, si dice che ci sono tante di quelle ecoballe che ancora ci sono, tante di quelle anomalie delle emissioni di flussi di massa, che sarebbe lungo ancora enunciare. A spiegare ai cittadini la necessità di un inceneritore, a quegli stessi cittadini che l'hanno contestato, comunque per la regione costituiscono presidi di resistenza territoriale contro lo scempio, la camorra e le istituzioni complici stanno facendo di questa loro terra. Dagli inceneritori di Giuliano e d'Acerra, di discariche abusive, e non da loro dell'aria Nolana alle coballe di Taverna del Re, dai campetti di calcio contaminati contaminati con beni, Casal di Prince e le trivellazioni che poi adesso iniziano anche quest'altro tipo di percorso. Sapete bene che in Irpinia c'è questo tipo di problema delle trivellazioni, perché ci dice che in Irpinia c'è stato il petrolio. Oh, finalmente. Così dico. Insomma, il disastro ambientale è ormai fatto. Adesso il problema non è solo sanitario, ma è un problema che chiama in causa le nostre coscienze, il nostro scarso senso civico e la nostra appartenenza a una comunità. È un problema principalmente etico che confligge tragicamente con le mentalità grettamente individualiste e amorale dell'italiano medio. È una questione di repressione, ma anche e soprattutto di educazione. Adesso è necessario organizzare le campagne per la salubrità dell'ambiente e la cultura ecologista, che permettono ormai la mentalità di ciascuno di noi, che non siano soltanto idee alla moda di sventolare in società, ma si trasformano in decisioni vere e a tutela di tutti i cittadini della nostra area. A fine ci siamo convinti tutti che le discariche abusive sono nient'altro che il sintomo di un sistema industriale malato, e che se volesse eliminarlo davvero bisognerebbe reagire a monte, colpendo i mandati. Ma sostiene, come si può pensare di eliminare il lavoro nero senza preparare
misure contaminate per contenere l'impatto sociale. Chi non vuole questo, perché dicono, ecco il discorso di carattere politico, se togliamo questo da mezzo viene meno il discorso dell'economia e quindi dello sviluppo lavorativo, il famoso lavoro nero, poi eccetera eccetera. Quindi è un cane che si morde la coda. La terra di fuoco comprende un territorio, ecco, 1076, io sapevo 1057 chilometri quadrati, nel quale sono situate, adesso un po' di numeri, scusatemi, situati in 57 comuni, nei quali risiedono circa 2 milioni e mezzo di abitanti, 33 comuni situati solo nella zona della provincia di Napoli, 24 in quella di Caserta, è compreso quasi l'intera provincia napoletana, mentre nel casertano è colpito soprattutto la parte meridionale e a sud occidentale, le due province sono strettamente migliaia di tonnellate di rifiuti tossici. La società di debellazione sembra ormai credibile, cioè ciascun sito potenzialmente inquinato è stato fotografato anche molte volte dall'alto, con i vari rilievi, addirittura oggi anche i droni, di cui io mi pregio di fare dei corsi nella mia scuola perché ritengo che sia necessario anche per fotografare in modo immediato. Anche lì hanno scoperto addirittura in modo immediato e reale che quei terreni rivoltati e poi fatti di nuovo vengono di nuovo coltivati. Ecco il motivo per il quale la contaminazione sta prendendo tutti quanti. E nel decreto del 2 dicembre scorso, che prima abbiamo citato, che abbiamo indicato, si prevede che chi appicca i roghi rischia da 2 a 5 anni, come tutti sapete, di reclusione, no? E se non viene consentita all'autorità giudiziaria di effettuare i controlli, i terreni vengono addirittura catalogati come no food, cioè praticamente vengono sequestrati e quindi non si possono... E diventano delle discariche potenziali, esatto. O anche... Pertanto bene, adesso sia stato avviato lo screening di massa su questi territori per dare correttezza e sicurezza alla popolazione. Sono stati stanziati, voi sapete, 50 milioni. Poco o nullo, io ritengo, per quello che debbano fare in queste terreni. E l'individuazione di una sola e piccola parte di terreni, come siti sicuramente inquinati, è cosa buona. Non hanno capito che non è un problema, perché si dice che sono il 2%, qualcuno dice il 4% dei terreni, cioè centinaia di ettari sono inquinati, ma il problema non è soltanto quel terreno, quei terreni comunque mettono le discariche. Io da ingegnere vi dico, e c'è un tecnico sfido a dire che non sia vero, perché quei tossici, quei rifiuti tossici vanno a finire le discariche. E non solo, i cosiddetti roghi di fuoco, perché la terra di fuoco? Perché lì ci sono continuamente roghi accesi, continui, sono centinaia e centinaia e centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco e lì si incendia di tutto. E quei residui tossici sono dappertutto. Sono soprattutto, e forse noi, io vi diffido, mi dovete credere, io vi diffido a comprare in mezzo alla strada prodotti alimentari. È stato scoperto, è stato accertato dagli analisi, anche il cocco, che è una corazza, bravo, praticamente anche quello praticamente entra all'interno del frutto questi tossici. Allora amici, anche io mi rendo conto, gli ambulanti hanno necessità pure di lavorare. È quello, è il grave metodo che esiste nella nostra che cultura e permetto anche questo tipo di facendo. Io sono vi dico anche un'altra cosa, stamattina ne parlavo con alcuni amici giudici, io lavoro col tribunale di Nova, con la procura in particolare, nel campo dei sinistri stradali, diceva, ma com'è possibile, dicevo, ma da Roma in su i giudici di pace, i tribunali, nei sinistri stradali praticamente ben pochi ce ne sono, cioè o poco niente, ma perché a Napoli, in tutta la provincia, in tutto il casertano, nel sud c'è questo tipo di andazzo? Dice vabbè, ma quelli devono pure inventarsi qualcosa, ecco il motivo che poi ci lamentiamo perché paghiamo l'assicurazione in modo vario. È un cane che si morda la coda, il problema è questo, non è soltanto i determinati tipi di... Io volevo concludere dicendo, anche se la mia relazione è abbastanza, però sto a 10 minuti. No, un minuto, perfetto. Allora vi do qualche indicazione in essere ai livelli di aggiunta di singole patologie oncologiche. Tumore del colon retto. In provincia di Napoli nel triennio 88-90 si riscontra negli uomini un tasso del 17 su 100.000 abitanti, pensate. Negli uomini
che nel periodo 2003-2008, questi sono dati riscontrati oggettivi e veri, solo il 31%, mentre nelle donne gli stessi tassi per gli stessi periodi sono del 16% e il 23%. Situazione identica a Caserta, per 100.000 abitanti parliamo della bellezza del 19%, e al contrario i tassi italiani per lo stesso tipo di tumore per gli stessi periodi sono stabili, passando dal 33 al 35 negli uomini, dal 30 al 29 nelle donne. L'aumento del tasso di mortalità femminile per tumore del polmone è il più alto in Italia, su una base percentuale media di 45 a Caserta è del 68. Il tumore alla mammella è balzato dal 21, pensate, al 31,40. Un altro esempio, stavolta riguardando gli uomini, il tasso di mortalità maschile per tumore al fegato, registrato in provincia di Napoli 88-90, era del 22%, e quelli in provincia di Caserta 22,3, livelli cresciuti fino al 2008, rispettivamente a 38 e 26,50, e nello stesso periodo al contrario, quando su scala nazionale è diminuito del 12%. Allora, come vedete, e concludo veramente cari amici, qui possiamo parlare e posso dire, e mi permetto di dirlo, si tratta di un crimine di massa e ci vogliono interventi urgenti, ma solo interventi atti a divulgare la cultura di non inquinare. Per questo motivo ritengo, e concludo, che c'è necessità di fare formazione e cultura nelle scuole di ogni ordine e grado, affidare il compito ai giovani studenti ed a loro divulgare nella società che inquinare toglie la vita. E quindi appello alle istituzioni, attraverso voi vorrei farlo, attraverso le vostre voci, attraverso noi, attraverso le istituzioni scolastiche, di portare le argomentazioni nella scuola per formare, istruire. Ecco, per questo motivo io l'ho chiamato distruzione di massa. Ho concluso, grazie.